Elena, come faccio ad alleviare questo costante stato di ansia che provo? Il nostro focus di oggi è l'ansia e l'iperansia. Questa metodologia non è per persone passive che si aspettano un risultato immediato perché non esiste. Sono qua per ribadirlo per la 101esima miliardesima volta. Non è per persone passive. Se tu vuoi ottenere un corpo tonico, vuoi un certo risultato corporeo, non stai lì seduta così ad aspettare che qualcuno lo faccia per te. E ti devi allenare. Ciao, sono sempre Elena Tione di Elena Tione Healthy Life Coach, sollievo per il dolore pelvico femminile, vulvodinia and company. Prima di iniziare l'argomento di oggi, se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale e seguimi anche sulla mia pagina Instagram, @ Elena Tione Healthy Life Coach. Veniamo all'argomento di oggi, come alleviare l'ansia, il dolore pelvico e il corona stress. L'ansia è una delle manifestazioni che la gran parte delle donne con dolore pelvico vive. La ricerca infatti ci dimostra che la stragrande maggioranza delle donne che soffrono di vulvodinia aveva avuto un'esperienza di iperansia prima di sviluppare sintomi vulvari. E naturalmente, anche se questo non fosse il tuo caso, se non stavi avendo episodi di ansia o iperansia prima di sviluppare insomma i tuoi sintomi pelvici o prima che scoppiasse questa fantastica pandemia, ai, facile che tu abbia iniziato a combattere contro l'ansia da quando è scoppiato il corona stress. Una delle domande più comuni che sto ricevendo e che sempre ricevo dalle donne, dalle mie clienti e dalle donne che sono iscritte alla mia Mind Body University and Community Libertà dal Dolore, che è una community online con un sito membership dedicato, è proprio: Elena, come faccio ad alleviare questo costante stato di ansia che provo? La maggior parte delle donne in genere si sveglia la mattina con un certo quantitativo di ansia, e spesso la loro risposta combatti, fuggi, congelati o fight or flight or freeze response, FFR, è assolutamente iperattivata tutto il tempo, tutto il giorno. Infatti la risposta combatti, fuggi, congelati o fight or flight or freeze è ciò che è di fatto l'iperattivazione del sistema nervoso autonomo ed è quella che noi volgarmente, comunemente tra di noi chiamiamo ansia, quella sensazione orribile di peso sullo stomaco, di peso sul petto, di mancanza di aria e di tutta un'altra serie di manifestazioni fisiche dentro il corpo che ci fa dire la parola ansia. Provando ansia, ok? Magari è anche il tuo caso, molte altre invece hanno una manifestazione di iperansia, comunque di agitazione, di disagio quando calano le tenebre e quindi quando diventa buio, e questo invece è il caso per la sottoscritta, quindi a una certa ora quando la luce va via, quando il sole scompare, comincio a provare disagio. Questo perché nel mio caso specifico c'è un ancoraggio negativo rispetto a quella specifica ora da sera. Infatti, come passa quel momento, mi risento subito bene e l'ansia si dissipa. In ogni caso, quello che voglio specificare in questo video, e se ancora non l'hai fatto, vatti a vedere il video che è postato da anni sempre qui gratis sulla Mind Body Coaching TV, l'aiuto Mind Body per l'ansia. Ti metto il link qui sotto nel box in descrizione e nelle schede, quelle bianche che si aprono qui sopra. Vai a vedertelo, perché vogliamo capire come il Mind Body lavora specificatamente con l'ansia. Cosa succede infatti se combatti l'ansia, se cerchi di mandarla via, se ti opponi, fai resistenza a quelle sensazioni fisiche sgradevoli? E si intensificano, ok? Quindi non funziona combattere contro crea ancora più attrito, resistenza, ok? Quindi che cosa allora abbiamo bisogno di fare? Innanzitutto vatti a vedere quel benedetto video, l'aiuto Mind Body per l'ansia, e dopo che l'hai visto,
facciamo un recap. Riassumendo, l'ansia, l'iperansia, puoi assolutamente alleviarla e avere un dominio di te stessa, del tuo stato mente-corpo, attraverso l'imparare la corretta processazione emozionale di base, che è un processo corporeo e non mentale. Però, oltre a questo processo corporeo, abbiamo anche la componente mentale, perché come ho spiegato in Kickstarter Benessere, la mia guida digitale gratuita che trovi sempre qui sotto il link per scaricarla gratis nel box informazioni sotto il video, attenzione, perché abbiamo bisogno di lavorare in tutti e quattro i quadranti mind body se vogliamo ottenere dei risultati completi e duraturi. Perché l'ansia nel metodo mind body che cos'è? L'ansia, esattamente come i sintomi del dolore pelvico, l'ansia stessa è un sintomo di emozioni bloccate, represse o soppresse. Emozioni che sono non robe strane qui, chissà dove sono, ma sono dentro il corpo, sono onde di energia che noi percepiamo come sensazioni, che vengono bloccate più pensieri stressanti. Quindi è semplice, pensieri stressanti continui più soppressione emozionale uguale ansia, è semplice. Quindi l'ansia non è un'emozione, ma è la soppressione delle tue emozioni pure. L'ansia è l'iperattivazione del sistema nervoso autonomo, è la fight or flight, risposta, combatti, fuggi, congelati, iperattivata tutto il tempo, tutto il giorno, senza un motivo valido, concreto, reale. È un qualcosa di fisico, che ha a che fare con i segnali che passano attraverso le nostre connessioni nervose, attraverso la chimica, della biochimica del nostro corpo. Infatti i farmaci vanno ad agire proprio su queste cose, guarda caso. Ma allora per quale motivo non iniziare intanto con un approccio totalmente naturale e non invasivo che ti permette di tornare in controllo del tuo stato quando questo è fattibile, realistico e fattibile, prima di dover arrivare a misure più drastiche, che tra l'altro per altri versi fanno danni da altre parti, intossicano il corpo. Lo ripeto di nuovo, l'ansia è il risultato della soppressione emozionale più di una mente incontrollata che crea pensieri stressanti in continuazione, che si butta giù, che va in direzioni negative. Puoi assolutamente alleviare questo stato di cose usando gli stessi strumenti mind body che usi per alleviare il dolore pelvico. E infatti uno dei maggiori benefici che io vedo dalle donne che lavorano con me sia nelle sessioni private di mind body coaching sia all'interno dei miei programmi che all'interno della Mind Body University and Community di Libertà dal Dolore, è che oltre ad alleviare i loro sintomi pelvici alleviano anche l'ansia. È totalmente normale e naturale, perché quando conosci il modo per stare presente dentro il tuo corpo, guidare la tua mente e dare il benvenuto alle sensazioni emozionali corporee, per effetto collaterale bonus, come spiego nel video l'aiuto mind body per l'ansia che spero tu abbia visto se ancora non hai fatto video, come effetto collaterale bonus l'ansia coi suoi tempi si dissolve, ma è un effetto collaterale positivo. Tu non sei focalizzata sul mandar via una cosa, altrimenti quella cosa si rafforza, sei focalizzata su altro. Tutto nella vita funziona in questo modo. Quindi è estremamente semplice, ma occorre pratica, allenamento per intanto imparare i tool e poi usarli. Esattamente come quando vai in palestra o comunque chiami un personal trainer e gli dici o le dici: ascolta, io voglio ottenere questi risultati corporei, voglio creare questo nel mio corpo. Il personal trainer ti fa un programma e ti dà delle schede per allenarti. Quindi hai la tua scheda con le tue ripetizioni, con le parti muscolari da allenare, eccetera, eccetera, eccetera. Qui è la stessa identica cosa, perché infatti
le donne che lavorano con me, le mie clienti, a un certo punto del loro percorso, nelle sessioni, attenzione, private di My Body Coaching, ricevono delle schede che le danno delle specifiche sequenze con cui allenarsi. Quindi sai esattamente cosa fare, come farlo, ma poi il tuo piano d'azione per mettere in azione questi strumenti lo decidi tu, perché questo è coaching e nel coaching sei tu che ti gestisci, perché soltanto tu sai al meglio che cosa ti serve in un dato momento e come metterlo insieme nelle tue giornate, right? In ogni caso occorre pratica per imparare prima di tutto lo schema e poi il pattern, voglio dire, dell'esercizio e poi usare quell'allenamento. Per questo esistono le schede. Se stai lottando contro i sintomi pelvici, contro l'ansia in questo momento, ti ricordo che ci sono tantissime risorse gratuite sul mio sito, sul mio blog, che ti possono aiutare a iniziare a fare questa cosa. Nel box informazioni ti do il link all'archivio, perché tante mi scrivono: ma dov'è questo? Ma dov'è quello? Noi vulvodiniche siamo stanche di leggere senza arrivare al dunque, ma infatti bisogna applicare, perché ancora, da quello che ricevo come feedback, molte non hanno ancora capito come funziona il dolore. Io lo spiego in maniera semplice e chiara, ma ci sono anche i propri tool, le versioni più semplici di base, così puoi già iniziare da subito ad allenarti con una semplice connessione al web e senza dover spendere un centesimo. Se io avessi avuto tutto questo nel periodo 2000-2001, prima ho sviluppato sindrome dell'intestino irritabile, poi un colon spastico e poi l'anno dopo, nel 2001, vulvodinia, come è noto nel web, basta che cerchi informazioni, allenazione, vulvodinia, la mia storia è ovunque e tutto quello che ho creato in questi 11 anni è ovunque praticamente. Bene, se io avessi avuto tutto questo sotto le mie dita comode, per me sarebbe stato il cambio completo della mia vita. Non avrei sofferto tanti anni spendendo tanti soldi da professionisti che sinceramente mi dicevano che ero matta, che era tutto nella mia testa. Non è tutto nella tua testa, è tutto fisico. Non c'è niente di strano o chissà quale significato nascosto, ma tutto ha a che fare col funzionamento del tuo sistema nervoso. Ok, queste cose che io ho messo gratuitamente sul blog, vai nell'archivio, ti vai a focalizzare sul titolo del blog post che ti attira di più in quel momento, ti metto il link all'archivio qui sotto, sempre in box informazioni, e ti alleni. Vai qui sulla My Body Coaching TV, schiacci il tastino video, ti scorri tutti i video e scegli quello o quelli che ti attirano di più, che ti servono di più in questo momento, gratuitamente. Allora puoi cominciare davvero a capirci di più e a dire addio al tuo dolore pelvico. Questa metodologia non è per persone passive che si aspettano un risultato immediato, perché non esiste. Sono qua per ribadirlo per la 101esima miliardesima volta. Non è per persone passive. Se tu vuoi ottenere un corpo tonico e vuoi un certo risultato corporeo, non stai lì seduta così ad aspettare che qualcuno lo faccia per te. E ti devi allenare, devi andare in palestra, devi fare gli esercizi, devi fare le schede, devi fare le ripetizioni, devi sudare, ok? Ti devi impegnare, ma non con un atteggiamento di oddio mi devo sforzare. Hai bisogno di utilizzare un atteggiamento soft, devi prenderla soft, per così dire. Quindi ci sono tantissimi post, uno in particolare che lavora proprio con l'ansia e l'iperansia, quello che è successo a me. Ti descrivo prima di tutto la mia esperienza e poi quello che ho fatto dopo, ti spiego come funziona il dolore cronico attraverso questo post e poi naturalmente anche nella serie di video dedicati proprio alla processazione emozionale, all'aiuto Mind Body per l'ansia, a non farti fermare da questa trappola e tutta una serie di altre risorse che trovi qui gratuitamente, in modo da iniziare a fare questa cosa con agio, soprattutto in questo periodo quando magari stai facendo veramente fatica a sbarcare il lunario, va bene? Poi se vuoi maggiore aiuto e sostegno, ti ricordo che ho ancora fino al 31 maggio
Puoi usufruire del mio speciale pacchetto di 2 sessioni di Mindbody Coaching individuali che funzionano, si svolgono online o via telefonica con uno sconto di ben 100 euro. Ti ricordo anche qui sotto il link per prenotare, ma affrettati perché le date sono limitate, sono esclusi il lunedì e ovviamente il weekend. E l'offerta, ti ripeto, è valida solo e soltanto fino al 31 maggio. Potresti avere ansia a proposito della penetrazione, potresti avere ansia a proposito del corona stress, potresti avere ansia relativamente al non guarirò mai più, ho fatto 3.000 percorsi, quello mi ha detto così, quello mi ha detto cos'ha, non si guarisce, eccetera. Puoi avere ansia perché una situazione tua che ti è tanto cara in questo momento è andata male o si è dissolta, potresti avere ansia perché sei rimasta chiusa sola in casa per tutto questo tempo e magari avevi appena iniziato una relazione con una persona a cui tenevi, o chissà quali altre problematiche e situazioni davvero che metterebbero a dura prova Wonder Woman e Superman e tutti i supereroi messi insieme. No, it doesn't matter, non importa, puoi assolutamente prendere gli esercizi e allenarti e non solo ottenere sollievo dai sintomi del dolore pelvico, della sindrome mioneurale da tensione o mind-body syndrome, dall'iperansia, ma anche e soprattutto andare al di là e oltre questo orizzonte e creare davvero la vita che vuoi. Perché vedi, il fatto è questo: ogni esperienza che facciamo è una crescita, è un avanzamento verso il nostro risultato migliore, verso ciò che ci meritiamo, che è il meglio. Non ci meritiamo niente di meno che il meglio. A volte abbiamo bisogno di impararlo e reimpararlo e reimpararlo e reimpararlo, reimpararlo finché non ci si riesce. Ok, quindi se tutto questo risuona con te, usa i tool, perché la parte più difficile in realtà è prendere veramente i tool e allenartici. Ultime cose che voglio dire: l'ansia è totalmente normale, tutti noi sperimentiamo ansia. Quello su cui andiamo a lavorare è l'iperansia, cioè l'ansia eccessiva, totalmente inutile, autoindotta da questo processo di escalation che spiego molto bene nei post dedicati a "Vuoi la ricetta perfetta per l'ansia? Ecco la mia", questo è il titolo di post a cui facevo riferimento sul blog. E naturalmente l'ansia è normale e noi non stiamo vivendo una situazione normale nel mondo. Quindi Ale, ce n'è abbastanza per veramente soffocare di ansia le cose, è un sacco di roba quello che veramente è troppo, oltre il troppo. Seconda cosa, puoi assolutamente alleviarla, l'ansia. I tool, questi strumenti Mindbody che ti aiutano ad abbassare il livello di ansia, sono semplici e funzionano. E molto spesso funzionano in maniera molto più efficace degli stessi psicofarmaci, ok? Senza i loro deleteri effetti collaterali, compresa l'intossificazione del fegato e molto altro, ovviamente. La parte più difficile è infatti decidere di usarli, ma tutto ciò che hai da perdere è soltanto il dolore. Viceversa, forse non ti sei ancora data il permesso di andare veramente a farlo, perché per pigrizia, per paura, per tantissima resistenza, che è semplicemente non è colpa tua, è semplicemente causata da Lizard Mind, la tua mente di sopravvivenza, perché Lizard Mind è convinta che se tu cominci a fare questa processazione corporea, se tu rientri dentro il corpo, non sarai al sicuro. Ma questa è un'enorme psicorotoballa. Siccome lei è convinta di questa convinzione e credenza limitante, ti distrae, ti dice no, è palloso, oppure no, lo faccio dopo, no, non mi va, adesso non c'ho tempo, ho altre cose più urgenti da fare, far questo, far quello, e ti tira via. È un decoy, una distrazione, un amo che ti adesca e ti porta lontano da quello che ti crea il reale sollievo. Quindi è totalmente normale che succeda. Mi raccomando, fai attenzione a questa cosa, usa la testa e rimani in traccia. Usa gli esercizi. Inizia con tutte le risorse gratuite, in modo che ti fai un'idea e anche una pratica di cosa poi vuol dire andare più in profondità quando decidi di venire in sessione, quando decidi di entrare in libertà dal dolore, quando decidi che ti meriti di più. Non c'è niente che non va in te, hai solo bisogno di comprendere come funziona il dolore. Nel mio ebook, la mia guida digitale
Kickstarter Benessere, leggilo, rileggilo, rileggilo, e naturalmente poi di fare i tuoi gli strumenti e di allenartici, ovviamente, perché se non ti alleni il risultato non lo ottieni. Quindi se hai confusione, vuoi maggiore guida, ti dice ho capito, ma io sinceramente non voglio perdere ulteriormente tempo, perché veramente le risorse che, queste sono cose che mi scrivete, che hai messo a disposizione sono tantissime, non gliela faccio a leggere, ho bisogno di avere questa cosa il prima possibile, io sono qui per sostenerti, supportarti e darti più guida attraverso questi processi con tutte queste risorse, considera quindi di poter usufruire del pacchetto emergenza Covid-19 che è ancora valido fino al 31 maggio, fino alla fine di questo mese, quindi ancora per poco, e naturalmente di lavorare quindi all'interno di una cornice di almeno 2 sessioni di Mind Body Coaching. Naturalmente se pensi che anche una sola sessione, che è totalmente fattibile, possibile, ti sia d'aiuto, e poi senti che fatta una sessione hai afferrato il tutto, puoi assolutamente prenotarti una sola sessione, perché le sessioni, quante sessioni fare, lo decidi tu, e in genere non andiamo mai oltre un certo numero di sessioni, perché qui questo è un percorso di coaching e di mind body coaching specificatamente, quindi è necessariamente un qualcosa di mirato e ritagliato su di te, che non dura una quaresima. Ancora non l'hai fatto, iscriviti a Mind Body News, perché così avrai anche le notifiche di quando dovesse, se e quando dovesse riaprire il mio programma, il Non Plus Ultra del Non Plus Ultra, Vincere il Dolore Femminile, che è il mio programma di lezioni che in tanti anni ha aiutato migliaia di donne a dire addio al loro dolore pelvico. Quindi che cosa stai aspettando? Esci dal dolore e riappropriati, rientra nella tua nuova vita. Però hai bisogno davvero di darti il permesso di farlo. Se continui a fare le cose che stai facendo, ti garantisco che otterrai sempre i risultati che stai ottenendo ora. E se hai domande o vuoi condividere la tua esperienza, lascia qui sotto i tuoi commenti e unisciti anche alla community qui del Mind Body Coaching TV, qui il canale YouTube, o vieni su Facebook all'interno del gruppo gratuito che ho creato, una ulteriore risorsa in più gratuita per connetterti con tutte noi. Dolore pelvico femminile, sollievo ora con il metodo Mind Body. Trovi tutto nel box informazioni qui sotto, quindi datti davvero il tempo e lo spazio di poter usufruire di tutte queste risorse, di prendere il tuo ritmo, di curiosare, di fare un passettino alla volta, di avvicinarti con fiducia a tutto questo e vedere che effetti e sentire che effetti ha su di te usare questo materiale speciale che non troverai altrove in Italia, solo su aidablanchett.com. Come sempre io ti auguro il meglio perché te lo meriti, ti mando un bacio e un abbraccio grandissimi qui dal mio studio in Roma e ci vediamo alla prossima sempre qui sulla Mind Body Coaching TV.